Abbiamo letto come tanti un post di una donna che coraggiosamente ha denunciato di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di una croce al cimitero Flaminio a seguito dell'aborto terapeutico che aveva fatto, con sopra il suo nome e la data dell'aborto. Letto questo post, ci siamo recati anche noi al cimitero immediatamente a verificare che questo corrispondesse a realtà, e effettivamente abbiamo trovato centinaia di croci con i nomi delle donne e le date degli aborti terapeutici che avevano intrapreso. Si tratta di una pratica sistematica di cui le donne erano assolutamente non a conoscenza, di cui quindi non erano informate, per cui noi abbiamo ricevuto in questi giorni, dall'altro ieri, da quando insomma questo caso sta venendo a galla, le segnalazioni di tantissime donne che ci chiamano e ci chiedono di sapere se anche i loro nomi sono su quelle croci. Ovviamente noi invitiamo tutte le donne a contattarci per unirci e proporre insieme un'azione legale che restituisca giustizia e dignità a questa storia, perché qui è evidente che è stata violata la dignità delle donne, ma non solo di quelle che hanno abortito, di tutte le donne, perché qui è in gioco ovviamente la libertà di scelta delle donne, il loro diritto alla privacy e a vivere il dolore come loro lo hanno scelto. Allora, che tipo di azione legale collettiva sarà? Lo decideremo tutte insieme. Ovviamente siamo in una fase di raccolta delle informazioni, ci vedremo con tutte le donne che ci hanno contattate la settimana prossima e insieme decideremo cosa è meglio fare. Noi nel frattempo abbiamo già depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per comunque allertare e perché vogliamo che lo Stato per primo venga a capo di questa storia e capisca di chi sono le responsabilità di una violazione così grande. Allora, di chi sia la responsabilità ultima in questa procedura orribile che ha messo all'agonia le donne, non lo possiamo sapere al momento, perché ovviamente, anzi lo vogliamo sapere, ma al momento non possiamo, non abbiamo in mano le procedure ufficiali, che ci dicano dove è stata la responsabilità. È chiaro che qui c'è una violazione di una legge dello Stato, che è la 194, che prevede, la privacy per le donne che intraprendano un'interruzione di gravidanza e un aborto terapeutico. Quindi è una violazione gravissima e vedremo, chi è il responsabile, quale istituzione è responsabile, istituzione che poi è quella a cui una donna che deve fare un aborto terapeutico si era invece affidata, ed è anche questa la storia di gravità, perché una donna che già ha dovuto intraprendere un percorso così doloroso come un aborto terapeutico si affida alle istituzioni dello Stato, che sia appunto un ospedale, una ASL, e si trova violata da quella stessa istituzione. Assolutamente, molte ci raccontano di aver addirittura chiesto in più occasioni dopo l'aborto quale fosse la destinazione del feto che avevano abortito e che non hanno ricevuto risposta. Quindi, nel migliore dei casi, hanno fatto una domanda e non hanno ricevuto risposta, negli altri casi, non hanno domandato e non gli è stato assolutamente detto niente. Allora, noi ovviamente continuiamo a chiedere alle donne che si riconoscono in questa storia di contattarci per procedere insieme legalmente per ristabilire giustizia rispetto a una violazione così grande, e chiederemo anche al Ministro Speranza di incontrarci e di intervenire su questa vicenda perché possa non accadere più. Il problema è un problema politico importante per quanto riguarda le libertà femminili, cioè non c'è solo in gioco la questione della privacy, che già di per sé è comunque un tema importante. Qui c'è in gioco la libertà delle donne a decidere di interrompere una gravidanza e a non essere colpevolizzate, stigmatizzate per questo, e quindi a non vedere associato il proprio nome a quel simbolo, che tra l'altro è un simbolo religioso che in uno Stato laico quindi non può essere imposto, e che invece associa la morte, no, di un bambino, di un feto, al nome di una donna. Questa è la grave violazione che le donne stanno subendo, tutte.